perché oggi noi siamo qui per fare degli esperimenti con queste armi. Ovviamente insieme a me dovrebbe esserci anche la Sbanunanna, giusto? Sì, ci sono anch'io, però mi sto preoccupando. Gli esperimenti non è che io sono la cavia per caso, no? Ma allora, sei qui per un motivo? Il signore mi ha appena tamponato per fare e sono compagnia, la mia. No? No, non proprio, hai un'utilità molto più fondamentale nell'esperimento, Anna. Tu non sarai la cavia, ma sarai il pilota degli autoveicoli che noi andremo a cercare di lanciare per aria con le armi aliene, ok? Per scoprirne la reale potenza. Ti sto venendo a prendere, va bene? Io ti sto venendo incontro a piedi, però. Vabbè, stai attenta che non ti investo, che non vorrei fare il danno prima ancora di arrivare alla fase degli esperimenti. Ti sei cambiate vestiti, belli. Sì, questa perché l'altra volta non lo erano? Beh, insomma, diciamo che l'altra volta eri un pochino vestita strana, se posso dirlo. Ero elegante, però siccome oggi c'è più attività da fare, mi sono vestita in tema, ecco. Va bene, allora io direi che come zona ideale, allora vi dico in breve, gli esperimenti che voglio fare sono per scoprire la potenza, quanto può lanciare per aria una macchina, per esempio la pistola aliena. Quindi per farli io avrei bisogno di una zona, diciamo così, appropriata a fare degli esperimenti. Ok, ho che ne dici tipo della spiaggia? La spiaggia non è male, effettivamente. Io stavo pensando più che altro all'aeroporto, però mi piace anche la spiaggia, sai? È perché comunque l'aeroporto è un po' più sempre controllato, arriva subito la polizia, la spiaggia è un po' più tranquilla. Va bene. Anche se, ti dico, potrebbe essere un problema, perché magari ci lanciamo subito in acqua e facciamo finire l'esperimento ancora prima di iniziare. Ci arriviamo in spiaggia, però. Sei alla guida con il pilota più esperto di GTA. Io conosco questa mappa come fossero le mie tasche, d'accordo? Guarda, ma potrei guidare anche a occhi chiusi. Guarda, adesso guido a occhi chiusi. No. Sto guidando. Chiudo gli occhi, sto guidando alla spiaggia. Oddio, stiamo andando bene? Beh, più o meno. Oh, stavamo andando bene. Scusa, proprio, richiudo gli occhi. Sto chiudendo gli occhi. No, oddio. Vado bene? No, per niente. Beh, sto ancora in strada, però. Scusa, sto andando benissimo. Sì, no. Allora, tu riapri gli occhi quando il danno è già finito. Non è vero per niente proprio. Comunque la spiaggia è molto più lontana di quanto pensassi, porca davvero? Miseria. Davvero? Va bene, allora ci vediamo lì, ragazzi. Anche questo parcheggio non è male, comunque, secondo me. No, effettivamente è bello vuoto, tranquillo, non c'è nessuno almeno adesso. Questa zona è anche meglio. Allora, ascolta, facciamo così. Io scendo, tu sali, questo è il primo esperimento, sali alla guida di questa mia bellissima macchina, ok? Questa? Esattamente. Ma poi, costa più di me, se la rompo! Non la rompi, stai tranquillo, effettivamente se la rompi paghi un botto di soldi. Ecco. No, non te la farò distruggere, allora vai dritta, devi andare dritta, okay. Ti dico io quando fermarti, brava, così, ok? Ancora un pochino, basta così, girati a 180 gradi, ok? E fermati. Allora, l'esperimento che voglio fare è il seguente. Allora, tu dovrai, al mio via, venirmi incontro a tutta speed, velocità smodata. Ma sul serio? Sì, io cercherò di, con la pistola che ti respinge, di farti saltare oltre la mia testa, ok? Secondo me questa cosa potrebbe essere, diciamo così, aumentare il valore dell'arma esponenzialmente, perché la fa diventare uno strumento di difesa scellerato, ok? Ok, va bene, sono pronta. Dritta per dritta davanti a me, cioè tu mi devi mirare da lontano e andare dritta, ok? Ok. Vai, via, vado. Via, via, mirami, devi andare dritta, brava. Ok. Stai bene? No, non ha funzionato proprio bene. No. Però secondo me possiamo farla funzionare di più, va bene? Allora, c'è una possibilità. Stavolta vai un po' più piano, ok? Perché secondo me tu stavi andando troppo veloce. Allora, facciamo da qui, va bene? Io sono qui. Un po' più piano? Un po' più piano. Come faccio a fare più piano? Acceleri meno, cioè acceleri un po' e poi la fai andare per inerzia. Okay. Ok, mi vedi? Sono qui, sì. Ok? Allora, 3, 2... Uno, via, parti. Vado. Vai. Ok, velocità va bene. Porca miseria. Sì, ho capito. Aspetta, scusa, ma come... Guarda, io sto pro... Cioè, com'è che la cosa si sta ribaltando e sta facendo morire me? Mo mi sto arrabbiando. E la cosa non mi dispiace affatto, però ho notato che andando più veloce saltava di più quando sparavi rispetto a quando andavo più lenta. Allora, vai pianissimo, ok? Vai, girati, sono dietro di te. Sì, vai, ti vedo. Vienimi incontro. Aiuto. Perché scendi? Perché mi sono impanicato? Perché scendi? No!
brutta scema, sali in macchina. Ma hai fatto rompere la portiera. Lo so, così sali più in fretta, va bene? Ok. Oh, gira la macchina e vieni incontro a me pianissimo, ok? Perché io devo cercare di capire questa situazione. Allora, vieni piano, veloce. Allora, di questo passo non va bene. Allora, io credo che ti devo sparare leggermente davanti per respingerti in questo modo. Cioè, il mio piano è questo, ok? Ok. È questo qui. Però non sta funzionando. Allora, vieni piano piano, vai, vieni, vieni. Intanto piano, c'era piano. Uno che ti stava per investire, non so se l'hai notato. Oh, signore sfiduciato, va via, sai. Allora, vieni verso di me. Ok, vieni, piano piano. E io qua inizio a sparare, non posso... Io ti devo sparare sotto così. E se faccio così funziona. Il problema allora è che allora devi prendere bene la mira. Però è difficile. Piano piano vieni mi incontro. Aspetta. Ah, tecnicamente è possibile, ma è veramente difficile. Vieni mi incontro. Forza. È un attimo, okay. Dai. Arrivo, okay. Piano piano. Più o meno. Vedi, allora, quando l'abbiamo fatta la prima volta io andavo velocissima, tu sei riuscito a mirare bene e mi hai alzato. Siccome io sì, vado ma di piano poco. Per quando ti alzo mi riabbasso pure e ti acciacco, capito? Ok, sono qui. Vai a tutta velocità verso di me, ok? Ok, aspetta, devo prendere. Secondo me lo rincorsa. Stai dicendo solo per investirmi più forte, ma va non bene. Non è vero, non vieni. È vero. 3, 2, 1, via. Via, via, tutta velocità, tutta velocità, tutta velocità. Beh, visto? Beh. Più o meno, allora, rischiosissimo comunque. Sì, lo so. Non lo farei. Però funziona. Scendi dalla macchina che dobbiamo chiamare il mio meccanico. Ok. Perché voglio un'altra macchina, ok? Adesso dobbiamo provare. Anzi, non una macchina, ma dobbiamo provare con una cosa che secondo me potrebbe riuscire meglio, cioè una moto. Anna, stai attenta, attraversa piano. Aiuto. Che c'è? Guarda, qui possiamo fare la prova, però. Vedi, secondo me qui, con le macchine che vanno a velocità, diciamo così, normale, può essere più facile. Beh, vedi, sì, che si effettivamente riesce. Così è più facile. Però, insomma, neanche troppo. Cioè, si riesce a respingerle un pochino. Però non è che si riesce a farle volare proprio, eh. Cioè, è comunque pericoloso. Wow. Molto pericoloso. Sai che secondo me sta pistola... Cioè, a me sembrava più forte la prima volta che l'abbiamo provata. Perché è buona a spingere le macchine da dietro. Però da davanti, esatto. quando le macchine sono già veloci di per sé, non riesce a dargli abbastanza spinta da mandarle via. Comunque questa qui è la moto più veloce che c'è. Vieni qui. Arrivo. Sali pure a bordo, non so se a due posti. Mi sa di no, vero? Sì. Sì. Ok, perfetto. Allora, purtroppo adesso abbiamo la polizia che è gelosa della nostra super mega. Ma porca mega... miseria. Lo so, sono gelosi del fatto che noi stiamo facendo questi esperimenti, queste prove, e quindi vorrebbero impedirci, porca miseria, di farle. Però noi adesso dobbiamo toglierci di torno da loro e dobbiamo riuscire a continuare, perché io voglio vedere anche con la moto. Il problema è che con la moto... lo so, Anna, lo so. Ho dei problemi. Il problema della moto bene. È che non la sai guidare. Sali subito, guarda questa, ma come ti permetti? Sei simpatica, ti credi simpatica? Ma grazie. Non lo sei. Allora, andiamo di qua e cerchiamo di andare alla spiaggia, perché secondo me se riusciamo ad arrivare in spiaggia, loro in spiaggia non dovrebbe avermi visto. Però ci siamo schiantati. Sì, ma accidenti però, io cerco Anna. Di essere fiduciosa. Speravo di romperlo. Vieni qui, veloce, che ci vedono. Corri. Gli lancio addosso le loro macchine e vedi come gli passa. Sei pronta? Pronta. Vai. Ok. Bene. Beh, vediamo il lato positivo. Ora non hai più le stelle. Io adesso sono tranquillo. Ho sistemato il mio debito con la società. Sono perfettamente come nuovo. Allora, facciamo una cosa. Ma io come faccio? Scendi dalla moto mia, ok? Che qua c'è tutto un trenino di gente che ti viene contro. Scendi. Aiuto! Dalla moto. Scendi. No. Dai, porca miseria. Ok, va bene. Allora, scendi dalla moto. Ti fai uccidere. Mi raccomando, non a bordo della moto, perché altrimenti poi mi sequestrano la moto. Forza. E mi arrabbio, Guarda, mi salgo sulla macchina. Oh, brava. Fai così. E io ti aspetto qui in spiaggia, va bene? Va bene. Ok, dov'è la mia moto? Sei sicura? L'ho messa sotto il pontile. Sei morta? Sì, ok, la mia moto è ancora qui. Non me la vogliono sequestrare, la cosa mi fa piacere. Sembra che però la mia moto sia troppo veloce. Ok, quindi sì, io è farei... velocissima, impossibile da guidare. Lo so. Farei un'altra prova allora. Proviamo così. Prendi qua, c'è un quad. Lo vedi? Qui dove sono io. Proprio qui un quad. Tu prendi questo quad. Purtroppo la cosa carina sarebbe stata che tu salivi sui veicoli, visto che il rischio maggiore ce l'ha quello che è sul veicolo. Però purtroppo tu non hai... Cioè, che io salissi sui veicoli. Però tu non hai la pistola aliena. Non ho le armi, quindi...
e non hai i soldi per comprarle. Vabbè, e soprattutto quello. Dai, vieni verso di me. Vai. Vado? Basta, rincorsa, basta. Mi piace la rincorsa. No, a me no. Vai, piano, vai. Vado. Dai. Piano, okay, veloce. Piano, 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 così, ok? Se io ora ti sparo. Bene. Ok, funziona, mi piace. Sì, bello. Però noi dobbiamo cercare di... Allora, secondo me, te lo volevo dire anche prima. No, adesso senza rincorsa, Anna. Sali e vienimi qui verso di me a tutta velocità senza rincorsa. Vai, questa volta secondo me tu ci muori. Di brutto anche, sì, perché sì, ma fa perché anche non danno, avevo ovviamente neanche recuperato la vita, però. Va bene. L'importante è che comunque con le moto e con il quad sembra avere la sufficiente potenza per arrestare la perché cosa. Perché il veicolo è più piccolo rispetto ad una macchina. Esatto, e io voglio provare un'altra cosa. Ok, questo è il mezzo. Devi guidarlo mezzo, tu. Mezzo, ecco, appunto, perché aereo sicuramente sta a fare... Oddio. Cioè, se ma magari... solo toccandolo si ribalta! Appunto, per quello l'ho scelto. Secondo me questo qui è il perfetto esempio della potenza della pistola. Che tra l'altro sto notando solo ora che al buio si illumina. Guarda che figata. Oh, carina, che ma spettacolo. Piuttosto, senti, ma uno questo affare vola davvero? Aspetta, guarda, anche le altre armi al buio si illuminano. Vabbè, ma che belle! Cioè, queste armi danno il meglio di sé al buio. Stai vedendo? Sì, guarda. Sto vedendo, ma stai evitando la mia domanda. Questo affare vola o no? Sì, vola. Se sei capace, vola. Aspetta che appunto provo anche l'ultima. Al buio sono una figata, però, Sì, molto bello. Hanno un bel effetto al buio. Ok, sei pronta? Allora, è facile. No, come si fa? Beh, tu devi andare avanti e poi quando arrivi a una velocità anche bassa, perché è molto leggero, quindi si impenna subito, tu decolli, ok? Io ti do ora Come si decolla? Ti preoccupati, ti do una mano io a decollare. Vieni verso di me, vai, a tutta velocità. A tutta velocità. Ok, bravo. È partito da solo. Come si scende? Sembra molto rapido a decollare. Vabbè, riesci a girare, scusa. Come Anna si fa? Non lo so. Gira. Come? Anna. Ok. Ok, brava. Troppo. Come si fa? Ma c'è qualcuno che ti sta... C'è un caccia che ti sta bombardando, lo sai? Perché? Non lo so. Scusa, ma sei ricercata? No, non lo è. Vabbè. Ma scusa, c'è... Perché ti hanno bombardato? Sì, lo so. Per caso ho volato sopra qualche zona su cui non si poteva volare. Mi sa che hai volato sopra Fort Zancudo, Anna. Ma non è possibile. Non è possibile. Sei andata dritta per dritta. Scusa, ma ti pare? Non si può fare. Ma non riuscivo neanche a girare. Ho visto. Mi hai distrutto. Mi hai distrutto quel bellissimo veicolo. Bellissimo, poi vabbè. Quel veicolo me lo hai distrutto inutilmente. Adesso non ci rimane altro da fare che provare un'altra cosa. Siccome con l'aereo non abbiamo avuto molta fortuna, e il mio meccanico mi dice le parolacce perché non può venire qui. Porca miseria, c'è la strada a 10 metri. Non puoi venire qui. Ma pure un altro, Oh, ma con chi collaboro io? Con questa qui che mi va a volare sopra Fort Zancudo e si fa esplodere il meccanico. Ma non è colpa mia, è decollato da solo quella. Sì, certo, ho visto, ho capito, ma tu non sai girare. E come porca si miseria fa a girare? Come si fa a girare? Non lo so, guarda, ci sarà il coso, la cloche da girare, non lo so. Tu ci sali? Ti faccio vedere come funziona prima che mi fai disastri anche con questa, va bene? Ma il triciclo di prima lo fanno pagare a me? Non lo so, se l'hai distrutto probabilmente sì. Allora, vedi come funziona questa qui, va avanti e indietro, ok? No, c'è momento, io questa non l'avevo mai vista. Lo so, perché è nuova tecnicamente, esisteva l'altro modello, questo è il modello migliore. Questa è molto buona, tecnicamente vola anche verso l'alto, ok? Ok. Vedi? Puoi alzarti e scendere. Il problema è che probabilmente tu non riuscirai, ok? Esattamente. Cos'è questa fumareccia? Fa anche il fumogeno. È molto molto buona questa moto. Adesso, siccome io non la posso guidare, dovrai essere capace di farlo tu. E io dovrò respingere il tuo attacco, ok, con il laser, va bene? Ok. Sali pure a bordo. E mi raccomando, questa volta non deludere le mie aspettative. Facciamo prima un giro dove tu mi vieni incontro così. Cioè ti giri e mi vieni incontro, va bene? Girati. Ma come si fa ad alzarsi? Non mi devo alzare. Non te ne preoccupare, non ti devi alzare. Ok. Mettiti dritta davanti a... Anna, dove stai andando? Dove sto raddrizzando davanti a te. Perfetto. Allora, vienimi dritta in questo modo, con questa velocità. Io provo a colpirti. Brava. Arrivo? Vieni. Bravissima. Ma sì, piano piano? No, vai pure. Ok. Ok, allora. Porca miseria. Ti ha sbalzato, il che è molto buono. Ti ha sbalzato, però mi ha comunque colpito e quasi ucciso, tra l'altro. Adesso, per ultima prova, proviamo a fare che tu ti alzi in volo, se ci riesci. Ma come si fa? E io provo ad abbatterti in volo. Ok. Riprendi la moto, forza. Non me la fa girare. Ma che l'ho distrutta, scusa. Mi so.
Ma non è possibile. E prova. Ah, okay. Vabbè. E il suo padrone lo riconosce, a me invece allora, no. Sali e sali in volo. Per salire in volo devi guardare verso l'alto, è abbastanza semplice. Ok. Prova un po', vediamo non se è ce vero. La fai. Dai! Non è vero, non si alza così! Ma perché tu non hai così per controllare gli aerei? Anna, ferma! No, io non ho un aereo, quindi non devo controllarne uno! Porca miseria! Premi il tasto 5! Così? Ma dai, ma di... aspetta, così, no, così, sì, no! Sì, bravi! No, no, sì! Così? Sì, brava! Bravissima! Bravissima! Ti okay. Sei schiantata? Ok. No, non allora, mi sono schiantata! Adesso vieni verso di me, passando tipo in volo dall'alto, però non troppo veloce, va bene? Ok. Vieni! Vieni, arrivo. Vedo la tua luce che si avvicina. Vieni, piano, okay. piano. No. Allora, qui c'è un problema anche di mira. Okay, senti, ma sai quanto è difficile? Vieni di nuovo. Ok, vieni. Vado piano. Non ti capi. Ecco, così ti impari. Vabbè, però. Allora, mi piace il fatto che questa pistola possa sbalzarti dalla moto. Questa è una cosa molto bella. Ti fa anche prendere danno perché ovviamente cadi dalla moto ad alta velocità. Quindi questa cosa mi piace molto. Non mi piace tanto il fatto che non sia capace di respingere una macchina. Cioè, ovviamente, se poi non è capace di respingere una macchina, guarda, facciamo la prova giusto per toglierci il dubbio. Vieni con me. Proviamo okay. con un camion. Ma secondo me, ovviamente, vabbè, un camion non ce la farà. Perché già con la macchina ha molta difficoltà. Con un camion come questo qui che sta arrivando in questo momento, secondo me non ha proprio nessuno. Lo solleva. Sì, ma però, cioè, hai visto? Praticamente non gli fa nulla. Non gli fa quasi niente. Cioè, il camion continua in strada quasi come se niente fosse. Secondo me dovrebbero inserire, perché con le macchine un minimo gli fa ma non troppo, dovrebbero inserire un'altra arma che invece ha tipo più potenza, tipo un fucile a pompa, però sempre così, a impulsi, che respinge le cose. Comunque, anche così... Ma ti sei nascosta nei cespugli? Sì, perché non si sa mai mi attacchi la polizia. Non ti attacco la... A parte non è una malattia. Esci e non ce l'ho più. Vieni qui. Oh, comunque, per questa volta chiudiamo qui. Fateci sapere nei commenti se ci sono altri esperimenti che volete che facciamo. Sicuramente ce ne sono altri che non ci siamo ricordati di fare. E per questa volta vi compaiono altri video e Lion e Anna out. Ciao.